Vuoi di, Vittoria De Ganello è mamma, non vedo l'ora di vivere la mia vita insieme a te. Martedì 25 aprile 2023 Vittoria De Ganello è diventata mamma. Su Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne ha postato il suo primo scatto con la bambina e nella didascalia ha scritto di non vedere l'ora di vivere la sua vita insieme alla piccola. La bambina è il frutto di un breve flirt amoroso tra Vittoria e l'ex calciatore della Lazio Alessandro Murge, fratello dell'attrice Nicole, recentemente concorrente del GF VIP. Vittoria De Ganello in passato ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice, la giovane arrivò nella trasmissione per un incontro al buio quando sul trono era seduto Mattia Marciano, con il quale uscì poi dalla trasmissione, portando avanti con lui una relazione durata alcuni mesi. Vittoria De Ganello tramite il suo profilo Instagram ha annunciato di aver dato alla luce la sua primogenita. Il primo scatto pubblicato ritrae la neomamma mentre stringe tra le braccia la neonata. Nella didascalia l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato il nome bambina, Ginevra 25 aprile 2023. Non vedo l'ora di vivere la mia vita insieme a te. All'indirizzo della di Vittoria sono arrivati moltissimi commenti di congratulazioni, felicitazioni e auguri da parte di centinaia di follower. Fra le persone famose che hanno pubblicato un commento c'è stata anche la neomamma Clarissa Marchese, meraviglia, tantissimi auguri tesoro. La piccola Ginevra è frutto di una breve relazione ormai conclusa tra Vittoria De Ganello e il calciatore 26enne, ex della Lazio e oggi alla SPAL, Alessandro Murge. Quest'ultimo aveva già due figli Dea e Niccolò nate dalla precedente relazione con Eleonora Mazzarini, con la quale aveva rotto nella scorsa estate, contestualmente all'inizio del flirt proprio con Vittoria De Ganello. Intanto nelle scorse ore Nicole Murge, sorella di Alessandro e quindi zia della neonata, su Instagram ha commentato la nascita della piccola Ginevra. L'attrice ed ex concorrente del GF VIP ha spiegato di essere al corrente di tutto, poiché suo fratello al momento del parto è andato in ospedale. Poi ha aggiunto, ricordo che ci sono anche altri bambini di mezzo. Quindi bisognerebbe avere il tatto e la delicatezza nel saper affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato e continuerò a farle in privato.